a venire in casa di Paolo. Allora, c'è un'altra questione molto interessante. Da un lato parlare, se abbiamo tempo a disposizione, dei fenomeni di demenza o comunque anche di decadimento cognitivo, e poi della terza età, terza, quarta età anzi, e quindi l'età biologica e l'età anagrafica, come in qualche modo riuscire a intervenire. Allora, prima leggo il messaggio. Buongiorno, ma siete voi quelli dell'attore che interpreta Iron Man? Siamo noi, eccoli qua. Ah, sì. Eccolo qua. Ah, eccolo là, eccolo là. Siete voi. Siamo noi. Il Novella Beauty ha titolato Il segreto italiano di Iron Man è la Tau Technologies. Ah, Tantana. Bello questo, non lo sapevo. Bene, dai. Sono contento perché si sono visti appunto innanzitutto alla consegna del Golden Globe a Robert Downey Jr., ma anche nelle altre cose ha fatto. Adesso avevo una camicia un po' trasparente, si vede che sono qua, si vede che li porta e ci fa piacere, insomma, io che sono un fan anche della Marvel e di Iron Man, sapere che Iron Man porta il tuo pezzo per me è una gioia infinita. Fratto i bambini, no? E beh, benissimo. E quindi vuol dire anche, siccome regola l'emotività, è un altro fattore che riguarda questo tema di oggi, quindi importante. Infatti il punto, ad esempio, in cui lo sto usando, eccolo qua, che bravi, la regia, è il punto in cui ce l'ha Robert Downey Jr., regia prontissima a recuperare ogni immagine, ce l'ha lì sul polso. Pericardio 6 è un punto di agopuntura che si usa molto proprio nei momenti in cui l'emozione è forte. Sì. Allora questo può essere interessante, dottore. Sì. Età biologica, età anagrafica e quindi per la quarta età. Allora, ecco, questa è una cosa molto importante. C'è molta più sensibilità su questo, ma pochi sanno come si fa. Innanzitutto si parte da delle misure. E poi si vede come con l'applicazione della nostra tecnologia e altri consigli che vengono dati al paziente, queste misure cambiano. La misura è quella di vedere qual è la differenza tra l'età che è scritta sulla carta d'identità e l'età biologica di diversi aspetti del corpo umano. La prima cosa che andiamo a vedere, soprattutto nella terza età, è l'età del cuore e del sistema cardiovascolare. E questo è facile da fare con uno strumento di variabilità cardiaca. Tutti nasciamo con una certa variabilità cardiaca e ne perdiamo il 3% ogni anno. Comportamenti dannosi come l'alcol, il fumo, la sedentarietà, l'obesità, la mancanza di luce portano a ridurre la variabilità cardiaca. Comportamenti invece vantaggiosi come l'integrazione alimentare sana, il colesterolo buono, l'attività fisica, le tecniche di respiro, la luce terapeutica invece rendono più elastica questa variabilità. Quindi siamo in grado di dire a una persona qual è la sua età biologica del suo sistema cardiovascolare rispetto a quella anagrafica e vedere se riusciamo a migliorarla nel tempo. Poi in questa fascia d'età incide tanto la forza muscolare. Uno dei parametri per capire quanto in forma è una persona è un test che si chiama Hand Grip, che è uno strumento che misura la forza della chiusura della mano che coinvolge diverse catene muscolari, ma soprattutto che è anche sintomo di eventuali danni neurologici o schiacciamenti nel primo tratto cervicale. Quindi anche lì dalla forza muscolare vediamo se i chilogrammi di pressione che la persona esercita sulla mano corrispondono o meno alla propria età, se è più debole o più forte o uguale alla sua età. E l'altra cosa importante ancora è la stabilità, l'equilibrio. Abbiamo delle pedane in tutti i centri di Tau Patch sparsi in giro per l'Italia. Per misurare l'equilibrio possiamo confrontare quel dato su una statistica europea fatta su 15.000 persone di tutte le fasce età e vedere se il tuo equilibrio è più giovane o più anziano rispetto alla tua età anagrafica. Con questi parametri in mano, che sono solo alcuni, e oltre che alle onde del cervello, il sistema nervoso autonomo e tutto quello che misuriamo, andiamo poi a far vedere alle persone come possiamo migliorare nel tempo la forza, l'equilibrio e la variabilità cardiaca, quindi diciamo, ti stiamo ringiovanendo. Sì, questo si traduce in maggior cognitività, freschezza, forza, energia, voglia di fare, non solo con Tau Patch, ma io vedo che è una cosa che è fondamentale, che mi riferiscono tutti i professionisti. Gli anziani sono disidratati e siccome usare Tau Patch comporta anche dover introdurre un buon quantitativo d'acqua, l'abbinamento luce terapeutica e idratazione gli cambia veramente tanto questi parametri. Assolutamente. E quel che riguarda invece il decadimento cognitivo, l'eventuale demenza, dottore? Ma qui parliamo di una plurifattura, diciamo, legata a sistemi di comportamento che improvvisamente esplodono.
Naturalmente il Parkinson, parliamo di demenze vascolari, parliamo dell'Alzheimer, parliamo di quel mondo che poi viene enfatizzato, esploso con i fenomeni vascolari legati all'ictus e così via. E lì la partita diventa complicata, no? Cioè, nel senso che nel frattempo stiamo vedendo un video sul Parkinson senza e con Topetch le differenze. Certo. È fondamentale restituire autonomia. Questa è una cosa che tutti ci chiedono, ma che soprattutto noi apprezziamo per primi, perché nel momento in cui la persona che entra, che ha avuto un ictus, che entra con il bastone ed esce senza, noi abbiamo fatto il primo scalino, da ridargli fiducia e dargli la capacità di reinvestire nel suo futuro. La prima domanda che io faccio alla persona è quanto, terza età, quanto pensa di vivere, no? E noi abbiamo una vita biologica potenziale a 120 anni. Uno dice, beh, 80 anni, sono un po' pieno di dolori, una roba e l'altra, se porto a casa altri 3-4 anni sono già contento. Ma se io gli dico, guarda che devi vivere ancora 40 anni, comincia a entrare in crisi, cioè significa che deve investire su se stesso, deve investire sugli interessi, perché la demenza è legata anche alle difficoltà, a parte lo stress cronico, l'alimentazione, gli eventi cardiovascolari e così via, ma è legata anche agli stimoli, agli interessi e alla fiducia su se stessi. Io quando gli cambio la prospettiva di vita, evidentemente metto in moto un meccanismo straordinario, e se gli metto i Tao Patch e comincia a camminare, no, che prima non riusciva, esce che ha un orizzonte completamente diverso, insomma. Assolutamente, glielo ridomando perché ci è stato anche chiesto alcuni nostri telespettatori, ma una volta che io riacquisto questa maggior stabilità, maggior equilibrio eccetera, quello che si vuole, tolto il Tao Patch torno come prima? Dipende, perché le persone comunque queste cose le dovrebbero considerare come strumenti del quotidiano. Come io uso il bastone, se metto il Tao Patch non uso più il bastone. Quindi è un investimento in autonomia, è cronico, se in 40 anni può sempre migliorare. Da 80 anni a 120, io dico sempre, c'è anche la possibilità di migliorare. Almeno nella mia esperienza, ne ho 74, caspita, evidentemente 10 anni fa stavo sicuramente peggio di oggi. E invece ha fatto un miglioramento, sì. Ha avuto un miglioramento, questo è importante. Dottor Fontana, in conclusione, cosa possiamo dire allora? Che in conclusione possiamo dire... Tanti momenti di disequilibrio per varie ragioni che però ci possono portare alla malattia, attenzione, la somatizzazione dello stress, di questo disequilibrio, no? E ci sono tanti professionisti sul territorio mondiale che si occupano di cercare di riportare un equilibrio e che vedono i pazienti nella loro globalità. E quindi bisogna vedere come stanno le persone, misurare diversi parametri e saper guidare i pazienti verso uno stare bene attraverso le cose più moderne che ci sono, come le tecnologie, gli strumenti di misura, ma adesso lavoriamo tantissimo anche con la diagnosi genetica predittiva, con tantissimi consigli di integrazione mirata, cioè oggi la scienza ha fatto passi da gigante e veramente le persone dovrebbero affidarsi di più e credere di più nel farsi aiutare dei professionisti in gamba. Ma anche il grande tennista Djokovic è un vostro testimonial? No, Djokovic non è un nostro testimonial, lo nego apertamente. Si è visto che Djokovic portava i nostri dispositivi, l'hanno visto tutte le TV del mondo, quindi Djokovic ha portato Top Edge Sport, altro a riguardo non posso dire. Infatti, perché uno, eccolo qua, rinnova la regia, benissimo, ho trovato l'immagine, perché poi voi lo scoprite perché sono personaggi noti, dove emerge da foto che sono stati utilizzati questi dispositivi, è così? Cioè non siete informati? Probabilmente è così. Ecco, quindi questo è anche un aspetto interessante, dai. Insomma, detto questo, dottore, una battuta proprio in chiusura, che cosa consiglia? Ma i consigli sono quelli noti, no? Cioè quelli di avvalersi di tutte le cose che sono migliori e che dimostrano di migliorare, perché il primo testimone è se siamo noi, se non si prova non si sa. E poi è vero che c'è diffidenza su tutto, e che tutto questo mondo viene considerato in qualche maniera inaffidabile, corrotto e così via. Lì c'è l'unica possibilità, provare a star bene. È qualcosa che è difficile,
per noi accettare, soprattutto quando vediamo che tutto va male. Ma però, se cominciamo a cambiare noi, cambiamo il mondo. Questo è importantissimo. Il segnale. Allora, dottor Giorgio Matassi, grazie di averci supportato in questa trasmissione. Dottor Fabio Fontana, come sempre, grazie anche a lei. Sempre un piacere. Buon lavoro, non si deve stressare, perché visto che poteva riempirsi di cerottini da pace da tutte le parti, noi la vogliamo così. E quindi, comunque, buon lavoro. So che siete impegnatissimi, ci racconterete i prossimi traguardi. Grazie anche a lei, dottore, di averci raggiunto, e a voi telespettatori di aver partecipato e di averci seguito. Rivedete poi la puntata su web. Grazie.